We'll be right back.
Sonora all'interno dell'auto, quindi consiste in un misuratore di pressione all'interno dell'auto, un CD uguale per tutti e vediamo chi fa di più. Ma quindi si usa uno strumento? Sì, un Dernab. Dov'è questo strumento? Lo facciamo vedere. Questo è lo strumento. Sì, chi ti spiega come funziona? Spiega pure. Questo è lo strumento per misurare la pressione sonora delle macchine. Praticamente misuriamo la pressione che altoparati creano all'interno del veicolo. rtradio.it, una televisione indipendente del Montefeltro.
Allora, scusate il ritardo ragazzi, ma qua le macchine erano belle, quindi abbiamo fatto... Non posso dire parolacce. Allora, facciamo i ringraziamenti speciali al sindaco di Pian di Mineto e alla comunità montana che ci hanno dato una mano, alla Proloco che ha messo sugli stand in modo da riempire un po' lo stomaco, alla Polizia Municipale, l'Arma dei Carabinieri, il team Ape Pro 8 Evolution, Dai, no, hanno dato una bella mano anche i Carabinieri, dai, sì. Il team Pesaro Motard, i ragazzi dei kart e delle mini moto, spero che sia piaciuto tutto quanto lo spettacolo, sì? Ok. A tutti gli sponsor e tutti i club partecipanti, ve li dico tutti almeno e sbagliamo, a Rimini Tuning Club, un applauso. Al Dark Devil Tuning Club, al Taurus Tuning Club, al Super Switch Tuning Team, ai Thunders Tuning Club, che sono numerosi, grazie, ai Black Viper, che arrivano anche da abbastanza lontano, un applauso, ai Diamond Tuning Club, agli Urban Racer Team, siete un botto, capite? Odi Audio, che hanno fatto un bel casino anche con quelle macchine. E all'Audio SPL. Poi un altro ringraziamento a Andrea Tamburini, Body. Pronto? Pronto? Sì, c'è, a posto. Andrea Tamburini. Si sente? No. Prova, uno, sì, si sente. Due, tre. Andrea Tamburini, Body Painting Rimini, Montefeltro TV, RT Radio, che ce l'ho qua davanti, un applauso, che ha filmato tutto l'evento. I video potranno essere visti su www.rtradio.it e buon divertimento. È un applauso più grande che ha organizzato questa cosa, Giuseppe Melini, lui... E a tutti i ragazzi del Pesaro Tuning Club per l'impegno avuto che sono venuti qui, grazie. Sulle mani! Adesso puoi suonare. Ah, c'è la premazione. No, pensavo che iniziava la musica. Allora, io vado, adesso funziona. Per i ragazzi che arrivano dopo lontani, cominciamo con l'SPL. Grazie! Dai, c'è l'amorosa a 50 metri, se vuoi, provate a farli. Qua, dai. Tu fai i primi piani. Allora, beh. Non li faccio io prima. Se vedi i nomi, ma se vedi i nomi. Categoria bus. Terzo posto, auto numero 29, Alex Mencoboni. Drastico. Sul palco. Un applauso ragazzi. Secondo posto, auto numero 55, Pasquale D'Aprile. È andato. Ah, c'è, sì, dai. È l'amico, dai. Dai, che fa niente. Al primo posto, con l'auto numero 32, Nicolas Ricci. Basta,
per bene. Andiamo alla seconda categoria, super bass. Terzo posto, auto numero 30, Alessandro Francolini con la Fiat Punto. Non sei te, Spank, vai tranquillo. Complimenti. Secondo posto, auto numero 26, Alex Zenobi. Primo posto, auto numero 59, Cristian Giovannini. Bassa la capoccia. A destra è donata. Categoria Megabass, terzo posto, auto numero 22, Filippo Gregorini. Ho detto sbagliata di. Allora aspetta. Vediamo di. Secondo posto, auto numero 28, Enrico Sergio. C'è? Sì. Dai, non fare una faccia così. Dai. Dio, ma sfinisciato. Al primo posto, auto numero 19, Simone Brunetti. Non c'è, non lo premiamo, non c'è. Allora. Bassa la capoccia, girate, invece di guardare le donne. No, io tiri più che altro. Primo posto mettiamo anche Giuseppe Melini per questo evento con il club di Pesaro. Ha bevuto. C'è più niente qui. Quindi ci sono stati vari pari meriti, abbiamo dovuto un po' cercare di accontentare tutti, quindi le coppe nessuno ne avrà due. Abbiamo voluto accontentare un po' tutti. Cominciamo con la valutazione estetica esterna delle auto, categoria soft. Allora, terzo posto, Fiat 500, Gaetano Mencoboni. Secondo posto, categoria soft. Soft. Fiat Punto MK2, Andrea Gattei. Ha cambiato sesso. E quello nuovo? Bravo. Primo posto, categoria soft, Opel Corsa, Alessandro Pellegrini.
Adesso arriva l'hard. Adesso ti diverti. Passiamo alla categoria estetica hard. Terzo posto, numero 53, Honda CRX, Giuseppe Nobile. Sono a Crova, ma tutti. Aspetta che guarda adesso. Secondo posto, categoria hard, numero 17, Seat Leon, Rinaldini Walter. Potevi portarla tu a fare un po' di illuminazione. Estetica hard, primo posto, la macchina numero 40, Renault Clio di Francesco Gasperoni. Notiamo. Allora, passiamo alla categoria Extreme, con il terzo posto, numero 15, la Y10 di Roberto Cingolani. Secondo posto, categoria Extreme, numero 39, la Ford Focus di Davide Gaglierani. Categoria Extreme, la numero 41, l'Alfa Romeo di Alessandro Mazzotti. Passiamo alla categoria estetica interni. Terzo posto. No, è una top 3. Pensa io che ero vicino. È una top 3, non è la seconda. Ah, una top 3, ok. Allora, interni è una top 3. Quindi numero 49. Cos'è il lux? Va lì. Lancia Y numero 49, poi la Punto MK2 di Natasha numero 47 e la Grande Punto di Mark numero 46. Facciamo un altro po' di frequenza. Mezzo a spaccare. Ah, per la luce. Basta.
Ok, adesso vediamo se riusciamo a leggere qualcosa. Allora, miglior baule, auto numero 38, Deborah Emiliani con una Shelby Bilda. Ah, vedi da trovarla, perché questa è mina. Style numero 33, Roberto Pieroni con BMW 320. Guardate meno anche lui, anzi forse ti sodomizza, che peggio. Numero 18, Gianluca Zenobi con Onda Integra. Under 17, l'auto numero 1, Spank, Rosetti Bilda. Miglior gruppo ruota, over 17, l'auto numero 54, Jessica Galli con BMW 330. Miglior vano motore, auto numero 4, Eros Bacchian Clio Renault 16 valvole. Bacchiani? Non mi ha messo la I. Miglior aerografia, auto numero 17, Walter Rinaldini, Seat Leon. Miglior monocolore, auto numero 50, Marco Alessani, Seat Ibiza. Auto numero 24, Natasha Denuccio, Golf 4. Il bicolore è stato eliminato perché non c'erano auto praticamente che potevano rientrare nei canoni di un bicolore. Passiamo al club più numeroso, gli Urban Racing Team con 12 auto. Club più numeroso.
adesso fiomma il camion. Su giù per le scale, dai. Il presidente c'è Michele Brino, dai. Oh, la valetta te la lasci, giovane, che si va a volare. Per il club più lontano da Ferrara, Diamond Tuning Club. Passiamo alla categoria petti. Il terzo classificato, l'ape numero 38 di Mirko Mainarta. Secondo classificato, l'ape numero 2 di Tommaso Polidori. Scomodiamo anche lui oggi. Che galantuomo! E si so fare. Primo classificato, l'ape numero 12, Nicola Angeli. Peppe. Bene, passiamo alla coppa, diciamo la più ambita. Best of Show vince la prima edizione del Motorfest, l'auto numero 14, la diamo a bianca all'Opel Tigra di Alessandro Manzolo. Anche io. Vi ringraziamo tutti ancora una volta per la presenza, per la vostra pazienza. Ci scusiamo se in anticipo se c'è stato qualche problema con le premiazioni. Se c'è qualche problema accettiamo critiche, potete venire e ci rifaremo per l'anno prossimo. Grazie a tutti, buonanotte.